Buongiorno a tutti. In questo lavoro presenterò una sintesi critica quantitativa dei lavori pubblicati a livello internazionale sulle esperienze di formazione professionale in entrata in servizio rivolte ai dirigenti scolastici. Questo lavoro, rappresenta la prima fase di un lavoro più ampio che sto portando avanti all'interno del quadro di ricerca del mio dottorato in ingegneria delle informazioni. La nostra revisione sistematica della letteratura ha avuto come obiettivo quello di mettere in luce i modelli informativi adottati a livello internazionale, facendo particolarmente attenzione alle strategie didattiche e alle modalità formative attivate per la realizzazione dei modelli formativi scelti nel contesto internazionale. Inoltre abbiamo cercato di compiere alcune valutazioni sull'efficacia degli interventi formativi finalizzati appunto allo sviluppo professionale di dirigenti scolastici. Infine, scopo della nostra review è stato quello di portare avanti una riflessione più ampia sulle prospettive future della professione direttiva nel nostro paese. Gli obiettivi sono esplicitati in una domanda di ricerca. Quali sono i modelli formativi più efficaci per lo sviluppo professionale dei dirigenti scolastici? La domanda di ricerca si suddivide in quattro quesiti di ricerca. Come viene gestita a livello internazionale la formazione iniziale in servizio dei dirigenti scolastici? Quali modelli formativi e quali strategie didattiche hanno maggior diffusione? Quali interventi formativi hanno maggiore efficacia? Come vengono impiegate le ICT, le nuove tecnologie, per la formazione dei capi di istituto? Uno sguardo veloce al nostro contesto di ricerca. Il nostro contesto di ricerca, ha riguardato principalmente le politiche educative nazionali. Tali politiche, presentano criteri di selezione, quindi reclutamento, di formazione iniziale e di formazione in servizio di dirigenti scolastici molto vari. Quindi, a livello internazionale abbiamo riscontrato una grande, varietà di criteri di selezione, di prerequisiti per accedere alla professione dirigenziale, ma anche una varietà di modalità formative. Questo è legato allo statuto, giuridico, al profilo professionale del dirigente scolastico, che a sua volta è determinato dal grado di autonomia raggiunto dalle istituzioni scolastiche del paese di riferimento. Il contesto della nostra ricerca è rappresentato anche da alcune indagini internazionali condotte negli ultimi 10 anni, indagini condotte in stile comparativo e che quindi abbiamo citate alcune, il Teaching and Learning International Surveys in due edizioni del 2008 e del 2013, coordinato dall'OCSE, che ha raccolto dati circa l'ambiente scolastico, i docenti e i dirigenti scolastici. Un'altra indagine, sempre coordinata dall'OCSE, è l'Improving School Leadership Policy and Practice del 2008, sempre un'indagine a livello comparativo che ha analizzato le politiche e le pratiche di school leadership. Infine, un rapporto di Euridice, quindi un'indagine comparativa però svolta a livello europeo, il Key Data on Teachers and School Leaders in Europe, che ci ha fornito un quadro molto dettagliato a livello europeo circa i prerequisiti, i metodi di selezione, le politiche di sviluppo professionale e anche le condizioni di lavoro dei dirigenti scolastici. Infine, il contesto della ricerca è rappresentato anche da un filone di ricerca internazionale, quello delle scuole efficaci, che negli ultimi 10 anni ha rivolto il suo interesse alla figura del dirigente scolastico. Questo filone di ricerca è finalizzato a investigare le variabili che a livello di scuola agiscono sugli apprendimenti degli studenti. Quindi l'evoluzione degli studi ha dato evidenza dell'interdipendenza tra la qualità professionale del dirigente scolastico e il livello qualitativo della scuola di riferimento. La qualità della dirigenza è stata riconosciuta, infatti, come uno dei fattori strategici del miglioramento di un'istituzione scolastica. Passiamo a descrivere la metodologia adottata. A
Allora, intanto la scelta di una revisione sistematica della letteratura è stata una scelta di sistemicità, rigore, al fine di trovare una metodologia che fosse trasparente e che permettesse di replicare la nostra ricerca. Innanzitutto abbiamo individuato dei criteri di inclusione e di esclusione. Il primo era quello di analizzare esclusivamente studi a carattere empirico. Quindi abbiamo analizzato articoli in riviste accademiche, articoli in riviste scientifiche di settore, atti di convegni, report di ricerca, tesi di dottorato, rapporti tecnici e pubblicazioni interne a enti e organizzazioni pubbliche e private. Abbiamo escluso gli opinion paper. Come vedete, abbiamo coinvolto nella nostra ricerca anche tutta quella che si chiama detta letteratura grigia, ovvero per tutto questo, per diciamo, raccogliere anche quelle esperienze che trovano la loro testimonianza in documentazioni non scientifiche, quindi potevano trovare la loro presenza in rapporti tecnici e pubblicazioni interne a enti o in report di ricerca. Per quanto riguarda l'intervallo temporale, abbiamo individuato gli ultimi 10 anni, la lingua, l'inglese, e come fonti abbiamo selezionato 3 database internazionali su cui abbiamo condotto ricerche in parallelo. Sempre facendo riferimento alla metodologia, abbiamo individuato 25 parole chiave che sono state declinate all'interno dei 3 database in varie combinazioni tramite gli operatori booleani. Quindi, ciò che ha, i risultati della nostra ricerca ci hanno portato a una sintesi quantitativa, quindi a una lettura degli articoli selezionati, che ha portato inizialmente all'individuazione di 232 occorrenze, individuate tramite la letteratura, la lettura dei titoli e dell'abstract. Infine, una selezione da questi 232 articoli, siamo giunti a 52 occorrenze che sono state aggregate in 2 tabelle analitiche di riepilogo organizzate in categorie e sottocategorie. I 232 contributi iniziali sono stati analizzati. E abbiamo eliminato tutti quei contributi che sono risultati essere out of topic rispetto alla nostra domanda di ricerca. Inoltre sono stati eliminati tutti i dati duplicati che apparivano nella ricerca sui 3 database condotta in parallelo. Infine, dopo aver condotto questa sintesi quantitativa, ci siamo interrogati sui dati al fine di estrarre delle informazioni su cui svolgere un'analisi comparativa al fine di individuare elementi di convergenza e divergenza fra gli studi, analizzare anche i risultati contraddittori al fine di fare una valutazione sullo stato attuale delle conoscenze sui modelli formativi dei dirigenti scolastici a livello internazionale. Iniziamo dalla prima tabella di riepilogo. Come vediamo, questa tabella ci permette una lettura quantitativa della letteratura e ci permette di leggere i contributi numericamente e statisticamente. Abbiamo descritto gli studi individuando 5 categorie: l'anno di pubblicazione, l'area geografica, il contesto, gli obiettivi e la metodologia di ricerca. A una prima vista, subito saltano all'occhio alcune caratteristiche di questi studi. Innanzitutto la loro distribuzione temporale negli ultimi 5 anni, quindi un cresciuto interesse delle politiche nazionali verso la formazione dei dirigenti scolastici molto recente, quindi diciamo concentrato negli ultimi 5 anni. Come area geografica vediamo che la maggior parte degli studi sono concentrati in Nord America. Il 46%, quindi diciamo quasi la metà, soltanto 13 studi in Europa. Per quanto riguarda il contesto, la maggior parte degli studi si occupano della formazione iniziale, quindi la formazione in entrata, in ingresso dei dirigenti scolastici. Per quanto riguarda gli obiettivi degli studi, questi sono indirizzati principalmente a valutare l'efficacia del modello formativo analizzato nello studio e l'utilizzo di un metodo di ricerca principalmente quantitativo.
appunto, vediamo 34 studi su 52 utilizzano un metodo di ricerca quantitativo. Brevemente, un commento su questi dati. Innanzitutto vediamo che manca totalmente, qui è fuori da questa scheda, però manca totalmente l'Italia fra gli studi presi in esame. Gli studi europei si riferiscono a studi svolti nel Regno Unito, a Cipro e in Germania. Quindi l'Italia manca fuori da questo scenario, diciamo, che riguarda la formazione dei dirigenti scolastici. Altro elemento è che la maggior parte degli studi si occupa della formazione in entrata dei dirigenti scolastici. Questo perché? Perché la formazione iniziale a livello internazionale è normata dalle politiche educative nazionali, mentre per quanto riguarda la formazione in servizio, quindi la formazione continua dei dirigenti scolastici, non esistono politiche educative che si curano di questo aspetto. Quindi questo giustifica questo, diciamo, interesse verso la formazione iniziale dei dirigenti scolastici. Passiamo alla seconda tabella. Questa seconda tabella mette in evidenza le strategie didattiche e le modalità formative individuate negli studi, nei 52 studi analizzati. Intanto, per quanto riguarda le strategie didattiche, vediamo subito che 15 studi si occupano di metodologie didattiche multimetodo e multifase, mentre 17 studi si occupano del mentoring e del coaching. Le altre strategie didattiche sembrano essere trascurate, in particolare per quanto riguarda quello che è l'apprendimento informale, soltanto 4 studi si concentrano su questo aspetto. Mentre per quanto riguarda l'apprendimento collaborativo, i corsi universitari, l'autovalutazione, l'esperienza learning, tutte le metodologie esperienziali, queste sono state trattate in pochissimi degli studi da noi individuati. Questo perché? Potremmo ipotizzare alcune spiegazioni. Innanzitutto, all'interno dell'approccio multimetodo e multifase, vi sono più strategie didattiche combinate. Negli studi presi in esame abbiamo individuato metodologie multimetodo in cui venivano combinati esperienze di seminariali, corsi universitari, esperienze di coaching, attività collaborative, bilancio di competenze, simulazioni, studi di caso, problem solving. Quindi varie strategie didattiche, diciamo, trovano il loro inserimento all'interno di questi programmi multifase, che sono quelli che sembra abbiano avuto nella letteratura internazionale maggiore interesse. Per quanto riguarda il mentoring e il coaching, questi sono riconosciuti a livello internazionale come aventi un ruolo, diciamo, centrale all'interno di tutti i programmi formativi per i dirigenti scolastici in assoluto. Il mentoring e il coaching hanno veramente un ruolo chiave sia nel trasferimento delle competenze dal dirigente esperto al neofita, sia per favorire lo sviluppo personale e professionale del neoimmesso in ruolo. Quindi all'interno di programmi rivolti alla formazione iniziale dei DS, il mentoring e il coaching rivestono, diciamo, un ruolo chiave e fondamentale. Per quanto riguarda le modalità formative, coerentemente anche con le strategie didattiche che abbiamo visto avere una distribuzione percentuale più alta, la modalità più formativa che abbiamo maggiormente riscontrato è la formazione in presenza, sia perché il mentoring e il coaching si attuano in modalità formativa mista, ma principalmente in presenza, sia perché i programmi formativi multimetodo e multifase generalmente danno molta rilevanza alla formazione in presenza. Inoltre vediamo che anche la formazione blended, che è la modalità formativa, diciamo, per eccellenza per le modalità formative multimetodo e multifase, trova una distribuzione percentuale elevata, quindi 20 studi blended e 24 studi in modalità formativa in presenza. Allora, dopo aver presentato questa, diciamo, analisi quantitativa della letteratura internazionale presa in esame, brevemente vorrei fare alcuni affondi, diciamo, più sul contenuto degli studi che abbiamo analizzato.
Innanzitutto, cosa emerge? Che il principale interesse, questo l'abbiamo già visto dai dati, il principale interesse delle politiche educative nazionali è rivolto alla formazione in entrata dei dirigenti scolastici. E coerentemente con questo, anche le modalità formative e le strategie didattiche sono indirizzate a questo target. Quindi, modalità formative multimetodo. Spesso basate su blended learning o comunque diciamo un focus sulla formazione in presenza. Altri elementi che sono emersi dalle indagini, dall'analisi di gradimento in particolare, che vengano riferite dagli studi che abbiamo analizzato, sono le criticità e i limiti però di tali programmi. Criticità e limiti dovuti principalmente all'assenza di forme di apprendimento contestualizzato e situato e dalla mancanza di compiti autentici e sperimentazione attiva. Altri affondi possono riguardare le raccomandazioni. In questi studi, nella maggior parte degli studi, abbiamo trovato delle raccomandazioni per la formazione di dirigenti scolastici. Intanto l'attenzione ai piani di successione dirigenziale, ovvero a tutte le fasi che permettono al dirigente scolastico di entrare nel suo nuovo ruolo professionale. Quindi attenzione alla fase di reclutamento, attenzione alla fase di ingresso che deve basarsi su strategie di apprendimento esperienziale, ovvero su processi che sviluppino conoscenza mediante l'osservazione, la riflessione, la trasformazione dell'esperienza stessa. Negli studi vengono descritte varie strategie didattiche, si passa dalla ricercazione allo shadowing al video di pratica. Infine, attenzione alla terza fase. All'interno dei piani di successione dirigenziale, la terza fase è l'inserimento guidato. Abbiamo già accennato alle figure di mentore e coach, che sono delle figure di supporto appositamente formate proprio per la fase di inserimento del neoassunto e che permettono il trasferimento delle competenze dal dirigente esperto al neofata e favoriscono anche lo sviluppo personale e professionale dei dirigenti scolastici. Un altro affondo, sempre relativamente al mentoring e coaching, riguarda il mentoring e il coaching se attivati all'interno di un confronto fra pari. Ovvero, alcuni studi testimoniano l'efficacia delle due strategie di modellamento quando queste vengono svolte all'interno di un gruppo di pari. Quindi, un gruppo di pari che favorisce il confronto e la condivisione. E permette un apprendimento individuale e collettivo. Quindi il tema del confronto fra pari richiama le dinamiche di apprendimento informale che possono attivarsi anche all'interno di programmi nazionali. Quindi abbiamo anche esperienze di programmi nazionali in cui si sono attivate forme di group mentoring o group coaching, in cui, diciamo, l'elemento informale ha giocato un ruolo, diciamo, chiave per il funzionamento e l'efficacia dell'intero programma. Tutto questo ci porta a un'ulteriore riflessione su quello che è l'informale, tutto quello che è l'apprendimento informale per la formazione dei dirigenti scolastici in entrata e anche in servizio. Le comunità di pratica professionali giocano un ruolo fondamentale in tutte le fasi della formazione dei dirigenti scolastici. Un ruolo, diciamo, fondamentale in quanto permettono di superare l'isolamento in cui il dirigente scolastico si trova a operare nel proprio agire quotidiano, in quanto aiutano la condivisione di pratiche, il dialogo e la solidarietà relativamente a problematiche comuni. Quindi questo è un altro punto su cui sarebbe necessario un ulteriore approfondimento. Poco studiate di fronte invece a numerosi studi e numerosi progetti che sono nati intorno alle comunità professionali di insegnanti, le comunità professionali di dirigenti scolastici meriterebbero invece un ulteriore approfondimento, anche perché pochissimo trattate dalla letteratura internazionale, come lo dimostrano i dati che abbiamo visto. I dati appunto sull'apprendimento informale.
Alcune testimonianze, voglio anche citare quest'ultimo aspetto, alcune testimonianze, sempre questo legato a tutto quello che è informale, alcune testimonianze riguardano le esperienze di social networking e di mobile learning che abbiamo riscontrato nella nostra analisi. Nuovi spazi di apprendimento e comunicazione, le potenzialità offerte da questi nuovi strumenti, sono sicuramente un elemento che accresce la possibilità di sviluppare tutto quell'aspetto informale dell'apprendimento ai dirigenti scolastici e permette un ulteriore passo in avanti e un'ulteriore prospettiva per il loro sviluppo professionale. Quindi, un'ultima considerazione riguarda le nuove tecnologie. La formazione a distanza, abbiamo visto che nei programmi nazionali multimetodo è prevista una forma di erogazione blended della formazione in cui, diciamo, le ICT giocano un ruolo fondamentale, sia perché garantiscano una maggiore flessibilità, sia perché favoriscono processi di apprendimento collaborativo tra pari e quindi permettono il nascere di dinamiche spontanee, informali e di incontro fra i partecipanti. Ciò che possiamo quindi con certezza affermare da questa nostra prima lettura, che meriterebbe un approfondimento ulteriore, è che la formula vincente per l'attivazione di un processo di apprendimento collaborativo, flessibile, continuo nel tempo, finalizzato allo scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche, è un'ibridazione fra contesti formali e informali di apprendimento. Tutto questo necessiterà nel futuro ulteriori ricerche e approfondimenti, ma questo, diciamo, è ciò che emerge da una nostra prima lettura della letteratura internazionale. Come prospettive future di ricerca, le nostre prospettive future di ricerca riguarderanno anche il contesto italiano, ovvero come si inseriscono questi risultati, i risultati che stanno emergendo dalla nostra review. Nelle politiche educative italiane, co come si rispecchia la situazione italiana in quello che esce dallo scenario internazionale. E infine, come progettare in Italia un intervento formativo che sia efficace per i dirigenti scolastici, sia in entrata che in servizio. Ho terminato, grazie.